Spesso mi viene chiesto se la tecnologia prenderà possesso della nostra vita. Io dico sempre che non è così, anzi, il mio punto di vista è esattamente l'opposto. La tecnologia deve essere per noi qualcosa che ci aiuta e l'uomo deve rimanere al centro. Questa è la mia visione. Facciamo un esempio, prendiamo le smart city come esempio. Io preferisco chiamarle in un altro modo, cioè Smart Connected Community. Già il nome credo che parta da un punto di vista completamente diverso, cioè mette il cittadino al centro e i servizi digitali intorno. Ma non è solo il modo in cui chiamiamo la tecnologia. Guardiamo qualche esempio relativo alle Smart City, o se preferite alle Smart Connected Community. Per esempio, avremo la possibilità di trovare sempre i cassonetti dell'immondizia pronti per ricevere la spazzatura. Infatti, dei sensori saranno in grado di definire quando è necessario poterli svuotare. Quindi questo darà un servizio utile, ma soprattutto andrà a limitare il traffico di tutti quegli automezzi che girano per svuotare i cassonetti magari quando non è necessario. Oppure pensiamo all'utilizzo dei mezzi pubblici: avremo la possibilità di avere la frequenza giusta di questi mezzi sulla base della vera e reale presenza delle persone che sono in attesa di poterli utilizzare. Come? È molto semplice: nelle nostre tasche abbiamo uno smartphone, lo smartphone ha dei sensori, questi sensori anche involontariamente, cioè non è necessario che noi lo facciamo, rendono delle informazioni, danno delle informazioni che possono essere utilizzate, e con questo possiamo programmare dei servizi come per esempio quello di trasporto pubblico. E poi ovviamente ci sono una serie di altri servizi, pensiamo al parcheggio: ogni volta che noi cerchiamo parcheggio diventiamo in qualche modo matti a cercarlo. Noi potremmo programmare tranquillamente l'area di parcheggio dove noi andremo, guardando uno smartphone, capendo dove sono i parcheggi liberi, perché dei sensori danno un'informazione al cloud e ci dicono dove i parcheggi liberi si trovano. Noi saremo in grado di programmarne l'utilizzo, quindi di prenotarli, e grazie a una traccia GPS di poter essere guidati esattamente dove noi parcheggeremo. Ecco quindi che, guardato in questo modo, siamo noi che gestiamo la tecnologia al nostro servizio e l'uomo sarà sempre al centro, avrà la possibilità di usare la tecnologia per come meglio crede. Io peraltro conosco solo questo mezzo, quindi la tecnologia, per garantirci un futuro più sostenibile, sia da un punto di vista sociale che ecologico.